Buon pomeriggio e bentrovati telespettatori di Le Fonti TV. Bentrovati all'appuntamento con Agora Fiscale. Un momento, una trasmissione dedicata all'approfondimento di quelle che sono le tematiche al centro del dibattito fiscale. In questo periodo, devo dire, e in questi mesi sono state ta davvero tantissime. Oggi in particolar modo avremo un occhio a quello che è il contesto globale in cui a partire dal G7 di Londra è cambiato davvero tanto. Come sempre lo facciamo in compagnia di AFI, Associazione Fiscalisti d'Impresa. Oggi abbiamo con noi Paola Giachetto che guida gli affari fiscali di FinecoBank. Ben trovata Paola. Grazie, bentrovati tutti. E abbiamo con noi anche Walter Vigo che invece guida proprio la strategia globale fiscale di UniCredit. Ben trovato anche a te Walter. Grazie, buonasera a tutti. Paola, inizio subito da te. Dicevamo, da un punto di vista globale sta cambiando davvero tanto, si stanno disegnando un po' nuovi equilibri, quindi quella che è la riforma fiscale italiana non può più essere, o almeno il progetto di riforma fiscale italiana non può più essere analizzato prescindendo da quello che sta avvenendo a livello di riforma proprio globale. Secondo te, qual è il dialogo tra queste due riforme? Come si pone quella italiana rispetto allo scenario internazionale? Sì, innanzitutto sono d'accordissimo con la tua affermazione, nel senso che ormai la riforma fiscale italiana non può più viaggiare su un binario isolato, unico, prescindendo quindi soprattutto dall'accordo politico che c'è stato lo scorso luglio a livello di G20. Vero è che una riforma fiscale italiana c'è e speriamo che effettivamente vada avanti. E come si pone? Se dovessi trovare una parola per definire un po' il rapporto tra la riforma fiscale globale e quella italiana, direi un rapporto di complementarietà. E forse finalmente diciamo che in termini corretti, nel senso che noi siamo abituati, abbiamo visto spesso anche recentemente con la web tax partire, no, il legislatore italiano e poi attendere i legislatori esteri, in particolare quelli comunitari, in qualche modo creando anche una serie, insomma, di conflittualità per i nostri operatori. Questa volta molto probabilmente è l'occasione invece di far partire prima la riforma fiscale globale, quantomeno consentire alla riforma fiscale globale di dare le direttrici e poi inserirci con la riforma fiscale italiana. Riforma fiscale italiana che avremmo dovuto già conoscere un po' perché sappiamo era stato annunciato per luglio lo scorso luglio la pubblicazione del draft della legge di delega di riforma fiscale. Purtroppo questo non è accaduto, in realtà lo stesso Premier Draghi ne aveva dichiarato la presentazione a settembre. Ad oggi non c'è nessun testo che circola, però per così in qualche modo farci un'idea di come la riforma fiscale italiana sta affrontando il tema della tassazione societaria, sicuramente un documento utile è la comunicazione dell'indagine conoscitiva che è stata svolta dalla commissione interministeriale voluta dal ministro Cartabia in merito appunto alla riforma fiscale italiana. In quel contesto, rispetto alla tassazione societaria, cosa ritroviamo? Sostanzialmente ritroviamo un'esigenza di razionalizzazione, quindi di agire su regole comuni per la determinazione della base imponibile, e anche qui c'è un tema di complementarietà con quello che effettivamente è alle basi della riforma fiscale globale. E mi riferisco in particolare al Pillar 2 e quindi alla Global Minimum Tax. Ritroviamo poi dei driver per gli incentivi, indirizzando meglio gli incentivi alla transazione ecologica, alle aggregazioni. Quindi anche qui misurare gli incentivi in relazione a effettivi temi che vanno a puntare sulla ripresa economica, soprattutto così necessaria dopo il periodo della pandemia. Lo stesso documento della Commissione interministeriale plaude i progressi, le accelerazioni che si stanno appunto avendo in ambito internazionale in merito alla riforma sulla tassazione societaria. E plaude perché, e anche qui ritroviamo di nuovo il concetto della complementarietà, perché effettivamente riconosce dove finalmente, molto probabilmente, sono maturi i tempi in cui gli stati a livello internazionale riconoscono l'esigenza di muoversi in modo coeso verso la lotta, no, a fenomeni appunto di
elusione fiscale, a quelle manovre che portano ad attrarre gli stati, gli investimenti, facendo quasi esclusivamente leva sui vantaggi fiscali. E questo cosa dovrebbe produrre? Delle risorse, risorse che la Commissione appunto interministeriale già intravede come risorse da destinare alla riforma fiscale interna. Quindi l'aspettativa che abbiamo, che leggiamo anche appunto nel documento di indagine conoscitiva che è stato presentato dal Parlamento lo scorso luglio e che dovrebbe appunto costituire le basi per la riforma fiscale italiana in materia di reddito d'impresa, già plaudendo appunto quello che sta accadendo a livello globale internazionale, pone l'accento sull'importanza che poi quelle risorse che l'aspettativa comune che appunto emergeranno in particolare dalla Global Minimum Tax saranno poi utilizzate dai singoli stati nazionali a servizio delle riforme interne. Walter, passo da te per provare. Paola chiaramente già accennava alla Global Minimum Tax. Con te vorrei approfondire un po', entrare nel merito della riforma fiscale globale per far capire anche a chi ci segue chiaramente più nel dettaglio di cosa si tratta. Sì, certo. Allora, diciamo che agganciandomi a quello che diceva Paola, ora è più che mai attuale la necessità di avere questa riforma fiscale globale che ha avuto un'accelerazione a partire dall'incontro del G7 di Londra dello scorso aprile 2021. L'accordo ormai sembra essere abbastanza condiviso per avere una base, una tassazione minima a livello per imprese multinazionali e diciamo che si tratta proprio di una svolta storica, questo cambiamento che vedremo poi più avanti, post crisi del 2008 e post crisi pandemia e quindi economica sanitaria del 2021. Diciamo che la spinta iniziata con le richieste del segretario del Tesoro americano, il quale aveva proposto una prima tassazione minima delle imprese multinazionali al 21%, cosa che invece oggi sembra attestarsi al 15%, anche se ci sono delle forze contrapposte, ma in questa fase è abbastanza naturale che ci sono paesi che non concordano appieno. A luglio si è avuto un primo incontro con una prima condivisione a livello OCSE di 131 paesi su 139 per poter condividere e procedere con la definizione della tassazione unica della tassazione minima sulle imprese nazionali. Ed è previsto anche la prima intesa politica è stata trovata nel G20 di Venezia dello scorso luglio. Ora si aspetta la ratifica di queste decisioni politiche nel prossimo ottobre con la definizione anche un po' più in concreto di quelli che sono gli effetti e l'implementazione di questa tassazione globale minima. Per dare un'idea, diciamo che i primi passi che si stanno svolgendo sarebbero due i progetti. Un primo progetto di PIL chiamato Pillar 1, il primo pilastro che prevede una ridefinizione, una riallocazione dei redditi nei paesi del consumatore. Qui ci sarebbe una grossa svolta e un cambiamento abbastanza importante su quelli che sono i principi del diritto tributario, quindi una riallocazione dei redditi generati sulla base della redditività delle singole società, oltre determinati limiti che devono essere definiti attualmente al 10% di profitto, riallocati sulla base dove vengono generati i redditi, quindi con riferimento al paese del consumatore, indipendentemente dal fatto che la società abbia una sede o meno nel paese in cui ha allocato i propri prodotti. Il secondo punto, oggetto della riforma, quindi questa tassazione minima delle imprese, è il Pillar 2 che prevede una Global Minimum Tax, come dicevo prima, il 15% prevista, ma che in alcuni casi, per esempio la Francia vorrebbe il 18% che è tutto da definire, quindi ci sarà da definire sia l'ammontare della Minimum Tax, ma anche quelle che sono le regole definite. Diciamo che entrambi i due pilastri si prevede che abbiano un maggiore imponibile del 100 miliardi per quanto riguarda la riallocazione e di circa 150 miliardi di maggiore imposte per quanto riguarda il Pillar 2, quindi la Minimum Tax.
Ecco Paola, Walter parlava di una fase in cui è ancora tutto da definire. Ha detto giustamente passare poi da quelle che sono le scelte e i discorsi politici alla fase attuativa, come sappiamo, porta con sé dei profili di rilievo non indifferenti. Dal tuo punto di vista, quali sono i principali? Ovviamente guardando dal punto di vista delle aziende e quella che è poi l'operatività di istituti finanziari e aziende. Certo. Dunque, ovviamente le aspettative sono altissime, no? Le poche parole con cui appunto Walter ci ha illustrato il progetto Oxe già sono testimonianza, no? Che stiamo parlando di principi e anche commentatori li hanno definiti iperbolici, no? Anche a livello appunto di fiscalisti delle aziende e anche all'interno dell'AFI, i primi commenti che sono stati fatti subito dopo a ridosso del G20 a luglio sono stati quelli di un grande stupore, uno stupore sicuramente molto positivo, però grande stupore e purtroppo diciamo anche un po' di scetticismo o quantomeno un minimo di, non vorrei dire, non dandogli una connotazione negativa, no? Però un'attesa, perché veramente siamo di fronte a una rivoluzione, perché stiamo parlando, se effettivamente questo accadrà a ottobre, di un accordo, sì, ancora su una versione in draft di un accordo politico che va veramente ad intervenire nella sovranità degli stati, quindi non solo europei, ma a livello internazionale. Quindi sicuramente diciamo che molto probabilmente questo accordo possiamo vederlo come punto di arrivo di tutto il progetto BEPS che ha portato effettivamente in tempi molto veloci a far sì che gli stati adottassero delle misure contro appunto la riallocazione in paesi a bassa fiscalità delle proprie risorse. La direzione quindi ormai è stata tracciata. Quello che è molto probabilmente la vera sfida è se effettivamente gli stati daranno prova di essere pronti, cioè nel senso di essere pronti a sviluppare una sorta di tax governance globale, una corporate tax governance globale, questa è molto probabilmente la chiave di volta. E lo vedremo sicuramente adesso se ad ottobre anche quelle giurisdizioni che appunto a luglio a Venezia hanno mostrato un po' più scetticismo, come l'Irlanda, guardando a paesi europei, penso appunto all'Irlanda, all'Estonia, all'Ungheria, no? Che non hanno espresso un no secco, però comunque si sono riservati ovviamente per ragioni assolutamente evidenti, no? Di valutare in maniera un po' più ampia, andando appunto a verificarne il contenuto di questo accordo, se aderirvi o meno, vedremo se effettivamente si parte con l'adesione all'accordo a ottobre, vorrà dire veramente che la strada ormai è arrivata a un punto di non ritorno. Da un punto di vista poi, diciamo, giuridico, il framework molto probabilmente sarà quello di un trattato multilaterale, appunto, e con l'adesione da parte degli stati all'accordo ci sarà quindi anche il commitment rispetto poi a prevedere all'interno delle legislazioni nazionali appunto delle misure conformi a quelle che saranno appunto contenute nell'accordo multilaterale. Però effettivamente diciamo che appunto scusate, la cosa più importante sarà mettere alla prova veramente gli stati e verificare se sono pronti a testimoniare appunto quel commitment che vediamo anche con riferimento ad altre tematiche. Pensiamo al commitment rispetto a tutto il tema della sostenibilità. Quindi gli stati sono arrivati a un punto di maturazione tale da rendersi conto come devono in qualche modo essere messi all'angolo, passatemi un po' il termine, no? Tutte quelle disposizioni oggi nazionali che in qualche modo vanno a favorire insediamenti produttivi solamente guidati dal driver della fiscalità. Poi sugli aspetti tecnici potremmo parlarne veramente per ore, perché ancora tutto ovviamente nella penna, no? Diciamo, si parte dal progetto Ox e quindi sicuramente l'accordo politico già, intendo dire, faccio riferimento appunto a quello sottoscritto a luglio a Venezia, ci dà delle indicazioni, però erano anche indicazioni che partivano dal progetto Ox e che guardava all'industria dei servizi digitali. Qui stiamo parlando invece di allargare a tutti i settori industriali queste misure, quindi vedremo se reggerà il 15%. Se ci avvicineremo di più al 21, come giustamente ricordava Walter, la Francia ha già detto il 15 è un primo passo, ma sicuramente dobbiamo andare
andare un po' più in là, e l'occasione è stata colta dagli Stati Uniti, che sappiamo bene si stanno addirittura aumentando verso un 28%. C'è tutto un tema poi di quali saranno le regole che verranno definite per determinare la base imponibile, no? Quindi anche per arginare fenomeni di volatilità, piuttosto per non creare dipendenze da una contabilità che in qualche modo poi può dare delle way out per comunque andare a trovare delle isole felici, quindi di nuovo a dare vita a dei fenomeni di elusione fiscale. Quindi tutti i temi, diciamo, che sicuramente in qualche modo vedranno un indirizzo nel draft che dovrebbe essere presentato a ottobre, ma che poi avranno bisogno, ovviamente, ripeto, del forte commitment da parte degli stati in termini del riconoscimento, appunto, che è arrivato al momento per una corporate tax governance globale, e quindi l'impegno poi nel tradurre, no, i principi iperbolici, come dicevo all'inizio, in norme concrete. Ecco, questi principi iperbolici, che forse anche per una platea più ampia che coinvolge, si soffermano soprattutto, correggetemi se sbaglio, sul secondo pilastro a cui accennava Walter, cioè la minimum tax. Walter, torno da te quindi proprio per chiederti quali sono poi gli aspetti più delicati legati a un pilastro che, insomma, sicuramente porta con sé delle conseguenze assolutamente dirompenti, come avete già iniziato a tracciare. Sì, certo. Allora, diciamo che teoricamente tutto sembra fattibile e anche interessante come obiettivo. Di fatto mi soffermerei su due parole fondamentali: convergenza e omogeneizzazione. Cioè, qui, per poter i temi che vedo più problematici nell'implementazione della minimum tax è innanzitutto risolvere le riserve di tre paesi europei, che sono l'Irlanda, l'Ungheria e l'Estonia. Dopodiché cercare di condividere anche le differenze sulle basi imponibili, perché è vero che potremmo avere una minimum tax comune, ma se abbiamo basi imponibili diverse, la differenza tra il corporate income tax teorico e l'effective income tax rate è molto differente, quindi non è che solleviamo e risolviamo il problema. Di fatto concordo però con quanto ho letto su vari quotidiani e su varie opinioni sul tema, che di fatto questo è un ottimo compromesso iniziale sul quale è una buona base di partenza sul quale instaurare e poi iniziare a operare. Diciamo che il tema della base imponibile non è poco rilevante, perché il progetto di avere un'unica base imponibile a livello europeo è finito, diciamo, è tramontato. L'effective tax rate va benissimo, la minimum tax va benissimo, ma l'organizzazione delle taxable basis e anche quindi i principi di coerenza e di determinazione della base imponibile rimangono fondamentali, perché sennò le differenze continuano a esserci, e quindi stiamo solo simulando di avere una minimum tax comune, ma di fatto le differenze rimarrebbero. L'altro punto invece è quello della condivisione e dell'implementazione nei singoli paesi, cioè mi verrebbe da dire che l'unica norma che abbiamo comune in Europa è omogeneizzata, è l'IVA. In tutti gli altri casi bisognerà trovare un sistema che su base pattizia, su base bilaterale, su base multilaterale o anche su base volontaria sarà difficile da far rispettare, quindi bisognerà trovare una larga condivisione, una condivisione di vedute e più che altro un'uniformità e una convergenza di vedute. Non vedo alternative per poter arrivare a una soluzione nel caso. Credo anche che entro ottobre sarà difficile trovare una soluzione. Il compromesso mi sembra un buon punto di partenza per risolvere i problemi successivamente. Ecco, entrambi accennavate ovviamente già alle discussioni che ci sono in seno all'Europa tra i paesi europei. Quindi Paola, ti chiedo, l'accordo OCSE come si integra poi con quelli che sono gli obiettivi dell'Unione Europea e qual è la posizione della Commissione Europea a riguardo? Sì, anche qui, mutuando un po' quello che dicevo rispetto al rapporto della riforma fiscale globale con quella italiana, anche riguardo a quello che sta accadendo in Europa, utilizzerei la parola complementarietà, no? Per definire un po' il rapporto. Perché complementarietà? Perché in effetti la Commissione Europea, al di là che da ovviamente molti anni, no? Che è molto impegnata in provvedimenti che vanno appunto nella direzione di mettere in atto delle misure che contrastino in qualche modo appunto il fenomeno
fenomeni di parte pianificazione fiscale aggressiva, ma anche di riallocazione appunto dei profitti in paesi a bassa fiscalità, diciamo che ha colto proprio l'occasione del lavoro OCSE, Pillar 1, Pillar 2, iniziato come dicevamo guardando solo ai servizi digitali, per dar vita a una vera e propria comunicazione. Nel giugno scorso la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione per la riforma del sistema tributario delle imprese del XXI secolo. Sotto l'acronimo di BEFIT, BEFIT sta per Business in Europe Framework on Income Corporation Tax, la Commissione europea intende mettere in atto un piano articolato, ovviamente con delle iniziative nel breve termine, nel medio e nel lungo termine, tutte volte a sostenere il mercato unico ovviamente europeo interno e soprattutto a dare un'accelerata appunto alla ripresa economica post pandemia. E questo lo fa andando anche a toccare appunto dei temi, servendosi anche di appunto discussioni di temi, di progetti come quelli che vedevamo prima con Walter del Pillar 1 e del Pillar 2. In modo particolare appunto entrando un po' nella comunicazione per la riforma della tassazione societaria appunto del XXI secolo, quindi piano BEFIT, che cosa ritroviamo? Beh, innanzitutto troviamo anche qui una pietra miliare, e cioè la volontà di dar vita a un codice unico di definizione di regole per la tassazione societaria. Quindi effettivamente capiamo la portata, no? E la complementarietà, quindi molto probabilmente il tema della Global Minimum Tax, più che forse del Pillar 1, andrà ad inserirsi all'interno di questo codice unico, che ovviamente non avrà solo un tema di aliquota minima e di eventuale appunto ripartizione dell'eccedenza presso la sede della casa madre, ma ovviamente non potrà non tenere conto, no? Dell'accordo e di quello che sarà definito a livello globale. Come lo farà? Prevedendo naturalmente una direttiva con la quale appunto andrà a disciplinare le regole portanti del codice unico in materia di tassazione delle imprese, e che in qualche modo appunto prenderà, per quanto riguarda il tema dell'aliquota minima, quello che appunto sarà definito nell'ambito dell'accordo multilaterale a livello globale. Sempre nell'ambito del BEFIT, le altre linee guida su cui la Commissione si sta muovendo vanno anche qui in una direzione assolutamente complementare con il progetto di riforma fiscale, perché per esempio prevedono, e questo lo prevedono già entro 2022, la pubblicazione dell'effective tax rate delle principali aziende, in particolare sicuramente alle imprese multinazionali. Ovviamente non è niente di nuovo, nel senso che sappiamo che già ci sono degli ambienti in cui c'è la pubblicazione dell'effective tax rate, penso ad esempio alle dichiarazioni non finanziarie, alla tematica ESG, dove il tax rate effettivo, il tema della total tax contribution, che tra l'altro appunto anche sino ad AFI stiamo approfondendo. Però qui la novità è che sì, effettivamente ci sarà una direttiva o comunque una comunicazione della Commissione europea che prevede la pubblicazione dei tax rate effettivi, dovranno essere anche dettate delle regole da utilizzare per la determinazione, quindi a regole comuni. E quindi ecco qui la necessità di quello che cui facevo riferimento anche prima, quindi la consapevolezza che effettivamente è arrivato il momento per condividere a livello fiscale globale, ma anche in primis europeo, un senso di corporate governance unitario. Altri punti della Commissione comunque vanno sempre nella direzione di contrastare fenomeni elusivi, quindi ci sarà la Commissione ha annunciato una direttiva per le società di comodo, appunto per andare a prevenire, a contrastare l'utilizzo delle società di comodo per dar vita a dei fenomeni di elusione fiscale. Sicuramente il tutto, soprattutto per la Commissione europea, una parte fondamentale sarà il superamento di un cruccio che c'è in tema di fiscalità, che è quello dell'unanimità. Sappiamo che sulla base del trattato le tematiche di natura fiscale devono essere approvate all'unanimità, e questo ahimè è stato un forte ostacolo soprattutto negli ultimi anni, perché ha impedito proprio per mancanza di unanimità di approvare direttive importanti come quella a cui citavo
parlava, faceva riferimento Walter della common base per appunto per le società. Quindi speriamo che effettivamente anche questo impulso a livello globale internazionale porti a rivedere l'unanimità. La Commissione è già aperta a questo, l'utilizzo dell'articolo 116 del trattato, che laddove si riconosce l'esigenza di evitare appunto una situazione di danno di concorrenza sleale all'interno del mercato unico, si può anche derogare all'unanimità e quindi procedere su iniziativa da parte della Commissione e del Consiglio. Quindi l'auspicio è che effettivamente l'accelerazione anche a livello globale, internazionale, quindi non solo europea, porti ad accelerare anche questo percorso già avviato dalla Commissione per rivedere le regole appunto di approvazione di temi di fiscalità all'interno della UE. Noi ci stiamo avviando alla conclusione di questa trasmissione, abbiamo ancora un paio di minuti e vorrei dedicarle a un argomento che è stato affrontato un anno fa proprio in questi studi. Abbiamo parlato tantissimo di DAC 6, anche perché ha rappresentato una piccola rivoluzione per tutti gli stakeholder, diciamocelo. Walter, ti chiedo, rispetto agli scenari che abbiamo tracciato, come si pone la DAC 6, anche poi le sue evoluzioni, si parla già di DAC 7, DAC 8, anche in base a quella che poi è l'esperienza che hanno iniziato a maturare le imprese in merito? Sì, diciamo che mi aspetto sulla DAC 6, probabilmente non solo sulla DAC 6, DAC 7, DAC 8 che riguarda le piattaforme digitali e la DAC 8 che riguarda tutto il reporting relativo alle criptovalute, mi aspetto che nel momento in cui venga definita una minimum tax globale o anche la riallocazione dei profitti nei vari paesi, ci sia un allargamento delle direttive sulla cooperazione amministrativa, vengono estese non solo a livello europeo, ma vengono estese anche a tutti gli aderenti alla global tax, come è stato fatto per esempio quando si è lavorato sulle norme sul Common Reporting Standard e anche sul country by country reporting. Quindi mi aspetto che ci sarà per forza, per una serie di controllo e anche per trasparenza delle transazioni, come è avvenuto per DAC 6, dove si andavano a individuare quelli che erano i cosiddetti cross border arrangement che portavano a uno spostamento di base imponibile agevolata chiaramente con quelle finalità secondo determinati parametri identificati, una base imponibile tra un paese e un altro paese. E anche qui mi aspetto che ci sia una chiara definizione di che cosa evidenziare, che cosa trasferire come informazioni a livello di trasparenza, perché si può dire trasparenza su tutto, ma dipende anche dall'oggetto, cioè nel senso in questo momento la definizione di effective tax rate nelle survey che si sono viste pubblicate hanno concetti diversi. Qualcuno raccoglie l'effective tax rate dal cosiddetto country by country reporting CRD4 ai fini contabili, senza tenere conto di un'informazione più capillare che è presente sul country by country reporting ai fini fiscali, quello richiesto dal BEPS, che portano anche a evidenziazioni di effetti tax rate diversi, quindi uno più aggregato, l'altro più di dettaglio, andando anche a verificare quelli che sono gli effetti tax rate sulle imposte effettivamente pagate. Quindi mi aspetto un'evoluzione e credo che sia necessaria, perché al di là di una norma poi come si fa a controllare lo scambio dei profitti o delle imposte tra paesi? Ci sarà sicuramente da lavorare su questo tema, ma definire chiaramente cosa si intende per dati da trasferire con precisione, perché le survey che sono state viste, al di là dell'aggregazione di alcuni dati, in alcuni casi sono fuorvianti e misleading rispetto a quello che è l'oggetto delle informazioni ai fini della trasparenza. Grazie allora a Walter Vigo, a capo della strategia fiscale globale di UniCredit, per gli interessantissimi spunti, e grazie anche a Paola Giachetto di Fineco Bank. Io ricordo che l'appuntamento con Agora Fiscale per il prossimo 13 ottobre. Ringrazio ovviamente innanzitutto i nostri telespettatori per essere stati con noi. Buona serata e buon proseguimento con la programmazione di Le Fonti TV.